Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Siamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione global. Inizio dicendo che ovviamente dispiace il fatto che sono mancati video all'interno del canale, ma come ben sapete per il momento non ci sono tante cose da fare o tante cose da trattare all'interno del gioco. In questi giorni probabilmente farò uscire, per quanto riguarda la versione giapponese, la build completa per quanto riguarda il nuovo Lyle, con la nuova EX ovviamente, che io purtroppo non ho, però farò lo stesso il video perché magari c'è chi l'ha trovata, c'è chi lo vuole utilizzare e quindi cerca magari un consiglio per quanto riguarda la sua build. Ci ritroviamo invece sulla versione global perché anche qui sul global finalmente è stato introdotto e rilasciato l'evento di Halloween, un evento di Halloween molto simile a quello che abbiamo visto in Giappone, quindi con delle sorte di heretics e con dei premi che possono essere ottenuti una volta sbloccata la sessione multiplayer. Andiamo a vedere un attimo le info con ovviamente la community della Square, quindi il canale Twitch di Square, che farà una live prossimamente, non so sinceramente per che cosa, però se vi interessa il canale Twitch di Final Fantasy o comunque in generale della Square Enix, farà appunto una stream riguardante il gioco. Guardiamo i dettagli della campagna, ovvero la campagna Trick or Treat. Quindi Halloween è arrivato, ovviamente ci saranno appunto da ottenere degli sticker, ci saranno da ottenere soprattutto dei token che potremo utilizzare per scambiare oggetti. Questi sono gli sticker che verranno dati gratuitamente, quindi basta che voi andate nella sezione di Cydia Point e guardate questi due sticker, li potrete ottenere in maniera gratuita. Qua ve la danno per 100 di Cydia Point each. Hanno sul Giappone la notte gratis, quindi vabbè. Comunque, 100 di Cydia Point potete ottenere questi sticker. Devo sempre ricordarmi il fatto che il global non è il Giappone, quindi devo sempre leggere e non dare nulla per scontato. E qui invece possiamo vedere le ricompense che invece verranno date nella sezione multiplayer, quindi si riceveranno come al solito, come in qualsiasi evento multiplayer, no? Dei token silver e oro che poi successivamente potranno essere scambiati per questi oggetti: una Power Stone, 100 gemme, quindi per 3 volte, dato che il limite è 300, 21 ticket, che non sono assolutamente male, 600 di Cydia Point, 6 pozioni, 5 armor token, high power orbs illimitate, cristalli illimitate e i Doga Artifact per 1 illimitati, oppure il blocco da 20 illimitati. E ovviamente gli artefatti saranno quelli di Wakka, di Papalimo e di Sian, dato che appunto la batch è riguardante loro, ma adesso la vedremo. I cristalli sono disponibili di tutti i colori, quindi abbastanza interessante, e questi appunto sono i personaggi che fanno parte del banner di celebrazione di Halloween. Un banner che per me è veramente orrendo, cioè veramente potevano impegnarsi di più nel farlo orrendo, e adesso poi vi spiegherò anche i perché. Ovviamente ci sono le gemme da poter acquistare scontate, quindi per chi vuole ovviamente può approfittarne, così come nel Giap. Molto probabilmente, allora, nel Giap finiscono il 2 novembre le offerte sulle gemme, qua non lo so, forse dureranno qualcosina in più, non ne ho idea. Comunque, questa è la batch che appunto è stata rilasciata per l'evento di Halloween, la campagna Trick or Treat con Wakka, quindi hanno rilasciato la nuova arma 5 stelle di Wakka, quindi la sua 35 CP, e poi hanno messo insieme a lui due personaggi che sicuramente potevano essere migliori. Hanno messo Papalimo e hanno messo anche Sian, che è stato reinserito nuovamente anche nel Jap nella batch di Vayne, del personaggio appunto, del nuovo personaggio di Vayne, un personaggio che è veramente anonimo, cioè non ha nessun utilizzo nel Jap, quindi figuriamoci qui nel global. Papalimo non è così malvagio, è un ottimo incantatore, un ottimo mago, doppio elementale, quindi fuoco e ghiaccio, veramente utile, molto utile, però in futuro potrebbe effettivamente perdere qualche colpo, soprattutto nei confronti di Vivi, ma
da qui a quando perderai i colpi in confronto di Vivi penso che passerà un bel po' di tempo. Mentre invece Wakka non è così malvagio. Wakka è un buon personaggio perché è un discreto Brave Battery, quindi può effettivamente darvi una mano, e poi soprattutto ha la possibilità di infliggere anche lo status blind all'avversario, quindi non è così malvagio assolutamente, però se dovessi dirvi appunto di fullare su questa base vi direi assolutamente di no. Io avrei sperato rimettessero un Zaz possibilmente, perché molti lo hanno sottovalutato all'inizio, lo hanno provato dopo e non ne hanno potuto fare a meno, soprattutto per completare veramente tante stage. In questo momento il global si è quasi fossilizzato su Zaz. C'è anche da dire che in futuro arriveranno gli Awakening, arriveranno i livelli 60, arriveranno tante di quelle cose che effettivamente Zaz potrebbe diventare obsoleto già prima del tempo. Però c'è da dire che magari rimetterlo qui e poterlo sfruttare con la sua pool gratuita e magari trovare la 35 di Zaz sarebbe stato un ottimo pro sia per il gioco che per i giocatori. Non hanno voluto fare questa strategia anche perché magari se avessero messo Zaz qualcuno avrebbe speso qualche gemma in più pur di ottenerlo, quindi sarebbe stato anche a vantaggio loro, ma vuol dire che forse per il momento gli sta bene così. Io personalmente avrei potuto fare un'altra batch diversa, possibilmente Wakka l'avrei potuto lasciare perché effettivamente non è così malvagio, avrei messo Zaz sicuramente, e un altro personaggio che avrei messo sicuramente sarebbe stato Van. Perché avrei messo Van? Van sarà uno dei primi a ricevere l'Awakening e avrà anche la sua arma EX, sì, sono d'accordo, quindi avrà diciamo la sua batch, però non tutti lo hanno in un qualche modo potenziato, quindi questa poteva essere magari una base per potenziare il personaggio, in questo caso Van, avere una base per poi successivamente pullare il necessario che mancava o comunque anche la EX nel banner suo dedicato. Quindi direi che questa è stata una scelta un po' furba da parte di Square, perché sa benissimo che con questi personaggi non so quante persone potrebbero pullare, o vogliono effettivamente creare una sorta di hype o una sorta di spendi tutto, spendi e spandi per quanto riguarderanno gli Awakening, o veramente non ho idea di che cosa vogliano fare. Rilasciata la 35 di Wakka di Papalimo e di Sian, ottima la 35 di Wakka, caruccia quella di Papalimo, assolutamente inutile quella di Sian. Come potete vedere questi sono tutti gli effetti che dà la 35 CP, che è buono anche perché dà un max brave up, dà un attack up, defesa up e speed up, quindi veramente un buon buffer per chi magari non ne ha, per chi non ne possiede. Wakka potrebbe essere effettivamente un buon punto di partenza. Papalimo invece, come vi ho detto, ottimo incantatore, ottimo mago, ma sicuramente troverete di meglio in futuro, però per il momento può essere interessante. Sian veramente, ragazzi, io vi consiglierei di buttare tutto quello che trovate di Sian perché non ne ha assolutamente voglia. Come vi stavo appunto dicendo, il fatto che c'è stato anche l'aggiustamento, comunque c'è stato anche la sistemazione in generale per quanto riguarda Wakka, mi sa che ho cliccato infatti ho sbagliato, volevo cliccare i premi, diciamo i regali, mentre invece ho cliccato Vincent, mentre vi stavo dicendo appunto che hanno sistemato Wakka, lo hanno reso un po' più aggressivo, e questo potrebbe essere ottimo se magari non avete determinati tipi di personaggi. Come potete vedere, la prima multipool di questo banner è gratuita, quindi approfittatene, sfruttatela. Noi adesso la faremo insieme e concluderemo l'episodio. Volevo semplicemente dirvi cosa ne pensavo di questa batch, cosa ne penso effettivamente di questo evento, che nel global, ahimè, rispetto al JAP è un po' più scadente, però ovviamente capisco anche il fatto che diciamo il global ancora sia in fase di rodaggio, mentre invece il JAP ormai è una istituzione che viaggia per conto suo. Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di un gioco con un meccanismo di gacha, quindi lascio un po' il tempo che trova. Detto questo, però, io direi di farci la nostra multi pool gratuita e vediamo un po' che cosa succede. È un download che fa comodo, ma sappiamo benissimo che è perché non ho scaricato i file del global non aprendolo da giorni. Quindi 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne da una sola, ovviamente, che è la 35 di Sian. Lo sapevo, ovviamente, la 35 di Sian, che è l'unico personaggio che proprio non mi interessa, che è proprio quello più inutile in assoluto. Bene, ottimo, direi che sì, proprio una bella cagata. Immaginavo, ogni personaggio che a me non piace nel global puntualmente me lo sbattono in faccia, e non so se è una cosa che mi fanno apposta perché gioco anche alla versione giapponese e sono messo in maniera decisamente meglio, o veramente non ho idea di che cosa pensare. Veramente brutta questa multipool, avrei preferito sicuramente Wakka. Non so se riuscirò a fare le Retix per poi sbloccare la multiplayer, perché ho pochi personaggi. Avrei preferito senza ombra di dubbio magari prendere i ticket di questo evento e pullarli su questa batch. Li avrei pullati volentieri i ticket, nella speranza di trovare Wakka. Le gemme ovviamente non ce le spendo, queste poche gemme che mi restano le terrò per un successivo banner magari più interessante dove potremmo pullare, ma per il momento non ho intenzione assolutamente di spendere gemme, per cui direi che il video può anche concludersi qui. Abbiamo visto effettivamente quanto il global sia ancora lontano dal Jap, purtroppo, su alcune cose, anche scelte stilistiche all'interno del gioco stesso, non solo per quanto riguarda le armi o comunque per quanto riguarda i personaggi, ma proprio come scelte stilistiche il Jap secondo me è un passo più avanti. Io ovviamente parlo anche da fanboy del Jap, perché comunque mi sono appassionato tantissimo alla versione Jap, però dal punto di vista anche obiettivo, credo di essere il più obiettivo possibile, penso che il global sia veramente qualche passo indietro ancora rispetto al Jap. Non so se in futuro riusciranno a tenere lo stesso passo, ma da un lato spero di sì, da un lato spero di no. Quindi per il momento penso che possa essere tutto, non c'è altro da dire ovviamente. Buona fortuna invece a voi per le vostre pull, buona fortuna se state cercando qualcuno in particolare di questa batch. Il mio consiglio è quello di, se proprio volete pullare su questa batch, cercare Wakka. Wakka tra i tre sarà sicuramente il personaggio più interessante, per cui se volete effettivamente pullare e trovare qualcuno, veramente cercate Wakka, che è l'unico forse che vi darà qualche soddisfazione. Detto questo, ci rivedremo con la versione giapponese, anche perché domani uscirà Rydia, uscirà il Lost Chapter di Rydia, uscirà la sua ex, quindi non vedo l'ora di vedere anche qualche video per fare appunto la reaction con voi, vedere effettivamente quanto hanno reso forte Rydia, anche perché si vocifera che lei sia il primo personaggio a raggiungere un overflow di ben 200%, quindi proprio moltiplicato per due il suo overflow, e quindi tanta roba. Niente, sono curioso di vedere come la sistemeranno, come la metteranno all'interno del gioco, e poi vedremo se pullare o meno, ma sicuramente almeno un pull ce lo faremo. Detto questo, vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.